Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Oggi proviamo Pokémon Sinnoverse, un fan game dedicato a Pokémon totalmente in italiano e soprattutto totalmente gratis. Quindi potete scaricare il gioco anche voi sul vostro PC, solo sul vostro PC al momento, e giocare senza pagare nulla. Quindi iniziamo subito, andiamo a provare questo gioco e se vi piace vi porto anche una serie. Quindi tantissimi like, fatemi sapere sempre sotto nei commenti cosa ne pensate e iniziamo! Nuova partita, vabbè, ovviamente, Classic Mod e Modern Mod. La modalità moderna permette di avere un'esperienza più leggera con un sistema di esperienza più simile alle ultime generazioni. Classic Mod permette un'esperienza simile ai giochi di vecchia generazione, senza distribuire punti esperienza a tutta la squadra. Modern Mod. Secondo me la Classic Mod è meglio, però. Non ce la faccio più ad aspettare. Signore, venga qui. Oh, mi dica, signorina. Una splendida notizia per lei. Mi segua. Forza. Eccoci qui. Le propongo un gioco. Vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Ma che gioco è? Non è un bel gioco. È appena nato mio figlio o mia figlia. Secondo lei è un maschietto o una femminuccia? Non lo so. Ah, ok. Prima non funzionava. E ovviamente femminuccia. Secondo me è una femminuccia. Ho indovinato. Complimenti, signore. Ha indovinato. È proprio una bella femminuccia. Venga con me. Che carina! Resti pure un po' da solo con sua moglie. Oh, cucciola! Come ti senti? Guarda che bellissima bambina hai dato alla luce. Guarda come sorride. Siete due gocce d'acqua. Caro, come vogliamo chiamarla? Voglio che sia tu a scegliere il suo nome. Sono sicura che ne troverai uno bellissimo. Ovviamente. Nome. No. Perché ogni tanto si bugga? No, è troppo lungo. Davvero è troppo lungo. E ora come mi chiamo? È brutto. Mi chiamo Light. Leggera. Che ne dici di Light, tesoro? Light, trovo che sia fantastico. Sapevo che non mi avresti delusa. Edera. Edera, non sforzati troppo. Ora pensa solo a riposare. Il tempo passava e Light cresceva, trascorrendo le giornate in una famiglia gioiosa. 5 anni dopo. Light, scendi. Io e la mamma dobbiamo parlarti. Abbiamo deciso che è giunto il momento di mostrarti un po' il mondo qui fuori. Mi avete tenuto per 5 anni chiusa in casa, cioè fatemi capire. Oggi andremo a fare un giro per il ranch Spigadoro. Forza, giovane, andiamo. Mi raccomando, fate attenzione. È la prima volta che esco di casa dopo 5 anni, raga. Oddio, vedo la luce. Ma guarda un po', che bella giornata. Quest'aria fresca mi mette sempre di buon umore. Forza, andiamo Light. Ti faccio un po' vedere il nostro ranch. Molto bello, molto bello. Molto bella la grafica. Mi ricorda proprio i giochi di Pokémon, ovviamente. Bello, mi piace. Per di qua, la nostra prima tappa sarà la fattoria. Vedi? Quei Pokémon che pascolano nel grano laggiù? Si chiamano Miltank e ci forniscono sempre del delizioso latte mumu. Le mucche fanno mu, ma una fa mumu. Un budino al latte con le macchie super che... Ma basta. Alla sera, però, li chiudiamo nella stalla per evitare che si facciano del male. Voglio mostrarti un'altra cosa. Coraggio, seguimi. Una cosa che odio è leggere tanti sottotitoli. Le acque di questo laghetto sono così limpide che schiariscono anche la mente. Non trovi Light? Ora va meglio.
meglio vero. Forza, andiamo, c'è un'ultima cosa che devi vedere. Cosa? Cosa devo vedere? Una tomba? Un cimitero? Cos'è? Vedi? Questo piccolo monumento è stato eretto in onore di tuo nonno, che ci ha lasciati da anni ormai. Ma sei ancora troppo piccola per queste storie. E questo è quanto. Ora si torna a casa. Più che la giocabilità, in questo gioco mi interessa la storia. Secondo me è molto 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 carina. Cos'è stato? Oddio, che è successo? Ta-da-da! Ma cosa ci fanno delle Pokéball qui? Le avrà perse qualcuno? Sì, proprio sicuro. Light, aspettami qui. Io vado a controllare. Cosa, le Pokéball? Sembra anche che ognuno contenga un Pokémon. Uno di tipo erba, uno di tipo fuoco e uno di tipo acqua. Mi è venuta un'idea. Perché non ne prendi uno? Potrei prendermene cura io finché non sarei abbastanza grande. Forza, scegli il Pokémon che ti piace. Ah! In realtà per me è semplice. Allora, non lo so se è semplice. Da un lato vorrei cambiare. Però in tutti i giochi Pokémon, raga, io ho sempre iniziato con il tipo fuoco. Quindi secondo me è fuoco. Anche il tipo acqua è bellino. Trish out. Sono indecisa. Mi piacciono entrambi. Però, raga, mi sento di tradire qualcosa. Vabbè, dai, cambiamo. Cambiamo. Scelgo lui. Shallow. Sì, dai. La prima volta in vita mia che inizio con un Pokémon di tipo acqua. Ho sempre iniziato in qualsiasi gioco Pokémon: Smeraldo, Rosso Fuoco, Verde Foglia. Tutti Pokémon di tipo fuoco. Va bene, andiamo, si cambia nella vita. Prendiamo lui. Ok, fammi lottare, voglio lottare. Ehi tu, giù le mani da quelle Pokéball. Ecco, abbiamo i cattivi. Attacca! Chi? Ah, ok, non avevo visto il Pokémon. Scusate. Si combatte, però mi sembra un po' troppo sgravo. Ah, ok, finita così. Oh, c'è la Nintendo Switch anche qui. Era solo un brutto sogno. Insomma. Che carino, è troppo bellino. Comunque questo mi piace di più esteticamente. Però i tipi, cioè il tipo fuoco, raga. Forse è meglio scendere al piano terra. Sì, andiamo. Ma quella Pokéball lì che faccio? Ah, ok, la sua Pokéball. Ok, andiamo sotto. Finalmente ti sei svegliata, dormigliona. Mamma mia quanto parlano, raga. Auguri di buon compleanno. Il mio compleanno, grazie. Voglio i regali. Peccato che papà non possa essere qui a vedere quanto tu sia cresciuta. Sai bene che è sempre all'estero per lavoro. Questi papà. Ehi tesoro, cos'hai? Ti vedo un po' scossa. Racconti del tuo incubo alla mamma. E così è arrivato il momento. Vieni, andiamo a sederci. Non sarà il giorno più adatto, ma penso che ora tu sia grande abbastanza per questa storia. Quello che mi hai raccontato non è un semplice sogno. Ah no? E che? 11 anni fa, ormai, tuo padre decise di portarti a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Io ero abbastanza contraria e quel giorno ero davvero in pena per il vostro rientro. Il fatto che ci fosse papà con te, però, mi tranquillizzava. Tuttavia, quella sera, nessuno fece ritorno. Oddio, davvero? Solo dopo qualche giorno, nonna Lea bussò alla porta nel cuore della notte. Che sollievo trovare te sull'uscio di casa. Eri svenuta e avevi una ball con te. Oddio. Di tuo padre però nemmeno l'ombra. Da quel giorno non lo vedi più. Oh, è scomparso, raga! Beh, effettivamente quel Pokémon era troppo forte per noi. Mi dispiace di avertene parlato solo adesso, dopo anni di menzogne su menzogne. Quindi mi ha imbrogliato, mi ha detto che era fuori per lavoro. E infatti si vede la mia faccia arrabbiata.
Tesoro, ma cosa dici? Ti sei bevuta il cervello per caso? Come ti salta in mente una cosa simile? Non sei pronta per metterti sulle tracce di papà? Sei ancora una ragazzina. Ce ne stiamo già occupando io e Aster. Non è semplice neanche per noi adulti. Insistere non servirà a niente, Light. Non cambierò idea per nulla al mondo. Se dopo papà dovessi perdere anche te, la mia unica figlia, io... Vieni in camera tua ora. Ma è il mio compleanno. È una vecchia fotografia con mamma e papà. E lo so. Sono ancora arrabbiata, raga. Se è la stessa Light della realtà, non mi passa, raga. Il giorno del mio compleanno chiuso in camera. Cioè, 5 anni chiuso in casa. Poi mi chiudono pure in camera il giorno del mio compleanno. Ah, attenzione! Shalong ha qualcosa in mente. Ma certo, ti sta suggerendo di scappare via dalla finestra. È pure aperta. Ok. Beh, la Pokéball la prendo. Sì, andiamo. Fortuna che l'albero ha attutito la caduta. Meno male. Se no invece di salvare il padre... Ciao proprio. Ah, ok, lui vuole venire con me. Meglio farlo rientrare nella Pokéball. Ok, si parte. Sì. Non mi interessa come ti... È che io poi dimentico i nomi reali. Raga, Fuffolino, per forza. Andiamo, Fuffolino. Non mi interessa, ti chiami Fuffolino. Peccato, perché a breve dimenticherò i nomi, però fa niente. Possiamo partire? Ok. Allora. No, da questa parte non c'è nulla, c'è il ranch. Quindi andiamo a destra. Addio, mamma. Tornerò e riporterò papà a casa, promesso. Ok. Ah, devo salutare il monumento del nonno. Ok, andiamo a salutare il monumento del nonno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si può correre in questo gioco? Ehi, Light, dove corri? Oddio, il nonno è resuscitato. Non me lo dire, non penso. Ah no, è nonna Lea. Ma guarda un po', la mamma si è decisa a lasciarti andare, è sicuro. Sì, si sarà resa conto di essere stata fin troppo protettiva con te. Beh, stai per affrontare un viaggio che ti porterà ad incontrare tanti nuovi Pokémon. Lascia che ti mostri una cosuccia, allora. Come puoi ben vedere, quest'erba è più alta di quella normale. È qui che si annidano i Pokémon selvatici. Ma tu non temere, puoi catturarli con dei particolari aggeggi chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. Tuttavia, non si può catturare un Pokémon nel pieno delle forze. Occorre prima indebolirlo. Solo dopo averlo attaccato puoi lanciargli una Pokéball e sperare di acchiapparlo. Perché non fai una prova? Ho capito, un attimo, nonna. Cioè, tutta sta tremura. Weedle! Io e Fuffolino ti sconfiggeremo. Siamo a livello 5. Allora, lotta, zaino, Pokémon e fuggi. Vabbè. Come minimo... Wow! Ah, lo devo catturare. Cavolo, ammetti, lo facevo fuori. Allora, Pokémon, zaino, ok. Ball. Meno male che ci sei tu, nonna, che mi dai le Pokéball. Che poi anche la nonna ha già capito che ce ne stiamo andando. Cioè, questi proprio non mi fanno uscire di casa. Ci credo che sto scappando. Fai una vita chiusa in casa. Mamma mia, raga. Cioè, la nonna dice, ma questa che ci fa fuori? È una vita che non esce. Ok. Abbiamo registrato Weedle nel nostro Pokédex.
e lo mettiamo in squadra. E vabbè, fa schifo, però me lo metto lo stesso in squadra, che devo fare? Giocare con i Pokémon è uno spasso, vero? Fa ringiovanire persino me. Più o meno, nonna. Più o meno, nonna. Bene. Allora, devo salutare questa pietra, ma c'è una cosa dietro. Ok, pietra salutata. Credo che sia un oggetto, vediamo. Sì, infatti, è un oggetto. Beh, la pozione all'inizio, raga, le pozioni servono, quindi andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a passare questo pezzo. Oh, qualcuno mi sta per fermare di nuovo? Due pezzi di andare, signorina! Ecco. Mi ha già scamato mia madre, guardate che forte. Che sono molto belle le animazioni. Pensavi davvero di andartene senza dirmi nulla? Ti sembra un comportamento maturo il tuo? Mi hai chiuso in casa per il mio compleanno. Lo so benissimo che ti manca papà. Pensi che io non provi lo stesso, Light? Non è affatto facile crescere una figlia da sola. Credi sul serio che una novizia come te possa fare più di due adulti? Non ti rendi conto di quanto sia pericoloso il mondo là fuori? Lotto con la mamma. Sarebbe dovuto succedere prima o poi. Cosa vuole fare? Vedo che con te le parole servono a poco, Light. Bene, allora dimostrami di essere davvero all'altezza con una lotta Pokémon. Dai, io e Fuffolino ti sconfiggerò. Se darti una lezione servirà a proteggerti, lo farò, senza pensarci, due volte. Wow, stiamo lottando contro nostra madre. Forse è la prima volta che accade una cosa simile. Perché abbiamo sempre, nei giochi Pokémon mi sembra, abbiamo sempre lottato con il padre. Vabbè, almeno la mamma è cazzuta. Jigglypuff. Bene, andiamo subito all'azione, siamo entrambi di livello 5. Non è molto efficace, sì, lo sapevo. Però così, faccio mosse così a caso. No, già mi è addormentato, e dai. Ok, è finita. È finita. Addio per sempre. È stata tosta questa battaglia, raga. E siamo anche saliti a livello 6. Abbiamo imparato Tornado. Weedle livello 3, anzi livello 4. E abbiamo sconfitto nostra madre. Ho guadagnato anche i soldi. Ma a chi voglio darla a bere? Non riesco a far cambiare idea a mia figlia. Figuriamoci a ritrovare un uomo scomparso. Light, nei tuoi occhi ho visto la determinazione. È davvero questo ciò che desideri più di ogni altra cosa? Sì. Forse è proprio come dice nonna lì. Non bisogna tarpare le ali ai propri figli. Ho sbagliato a tenerti all'oscuro così a lungo, ma l'ho fatto solo per il tuo bene. Adesso che sai la verità, però sono certa che non saresti felice di star qui, senza poter far nulla per reagire. E va bene, tesoro, è giusto che anche tu spicchi il volo per crescere e maturare. Se questo è il tuo sogno, va e affronta la tua grande avventura per Eldwy. Ma ricorda che per qualsiasi cosa io sarò qui, pronta ad accoglierti a braccia aperte. Oh, giusto. Con tutta questa faccenda quasi dimenticavo il tuo regalo di compleanno. Grazie. Scusate, c'è il mio compleanno. Ecco qui, principessa. Queste ti faranno sicuramente comodo. Delle scarpe nuove di zecca. Che schifo. Non si regalano le scarpe ai compleanni. Qui sulla confezione c'è scritto di premere il tasto Z per correre più veloce di un lampo. Come un fulmine! Ora è tutto necessario per raggiungere Balanzopoli in sicurezza. Ritroverai Aster, un vecchio amico di papà. Senza dubbio saprà darti qualche dritta. Ok, mamma, posso andare? Mi raccomando, non farmi stare in pensiero.
È finita. In bocca al lupo per tutto, mia piccola principessa, ti voglio bene. Grazie mamma, a presto. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete continuare questa incredibile avventura insieme e salvare nostro padre. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate, così in caso facciamo la serie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.